Capitanelli, ci siamo. È vero che nei playoff si resetta tutto? Inizia un altro campionato? Sì, ci siamo, finalmente siamo arrivati alla parte più bella del campionato e sì, si resetta tutto in ottica partite, ma il lavoro svolto deve continuare cercando sempre di migliorare ciò che abbiamo fatto di buono fino adesso, insomma. All'alto della tua, oltre che altezza e esperienza, come si affrontano questi playoff? Quali sono gli ingredienti da gettare sul parquet? Ma innanzitutto la determinazione e la voglia di cercare di vincere, questo è in primis. Poi secondo me non bisogna temere l'avversario, sia che siano squadre blasonate o giocatori titolati o meno, bisogna andare in campo a viso, a giocarsela a viso aperto. Questo secondo me è l'ingrediente principale per poter vincere le partite e andare avanti. Voi farete la vostra pallacanestro, il vostro gioco, che cosa sapete del Reggio Calabria? Ma di Reggio Calabria sappiamo che è la miglior difesa del girone D e quindi ti lasciano, tra virgolette, giocare a inizio a tutto campo, poi però sulla metà campo difensiva sono molto, molto pressanti, mettono le mani addosso e quindi dovremo stare attenti alla loro fisicità e fare solamente il nostro gioco, passandoci bene la palla e trovare sempre il compagno libero.